Oggi purtroppo abbiamo perso 1-0 a San Biagio. Con questo calcio di rigore siglato da Dama, un rigore che ci stava alla fine, o no? Sai, sono quei calci di rigore che si possono chiamare come non si possono chiamare. L'arbitro ha interpretato diciamo che ci esistesse il calcio di rigore, ma quello che mi ha rammaricato di più è l'espulsione, che non c'era assolutamente, non era un fallo da espulsione, comunque quello che mi penalizza per la domenica successiva. C'è stato pure questo cambio che hai dovuto fare quasi immediatamente, mi pare, no? C'è stato un infortunio file dei tuoi giocatori. Sì, ho avuto un ragazzo che si è infortunato dopo pochi minuti, quindi ho dovuto fare un cambio subito. Antonio, scusami se posso approfittare, vorrei essere vicino al presidente della Promessa Pino Carbone per la perdita del padre. Per me Pino è un presidente, un amico, quindi vorrei, insomma, tramite Stadio Radio stare vicino di quel poco. Certo, abbiamo ricordato più volte questo purtroppo momento difficile in casa Carbone, in casa Palmese, per questo lutto che ha colpito il presidente per la perdita del padre, che per chiunque la figura del padre è fuori dubbio colonna portante di qualsiasi famiglia, quindi davvero il cordoglio va al presidente Carbone. Vuoi continuare? Sì, niente, per quanto riguarda il calcio, oggi abbiamo avuto l'opportunità di poter uscire indenni da San Biagio. Onestamente abbiamo creduto di poter portare lì un risultato positivo, così non è stato. Adesso ci rimbocchiamo le maniche per prepararci di nuovo ad affrontare domenica prossima il Bocale. Ormai la classifica si sta delineando, credo che la Palmese abbia dato la parola fine, se non quasi, certo, al campionato. Il resto, soprattutto dietro, c'è un po' di bagarre. Sarà un campionato molto aperto. Purtroppo penso ora ti devi guardare alle spalle per come sta andando. È quello che volevo dire, da quello che si presume, io penso che adesso anche la media, se qualcuno avesse pensato in precedenza alcune medie, io credo che sarà una media un po' più alta per poter raggiungere la salvezza. Sì, l'ha sottolineato diciamo a fine gara Pippo Laface, sarà sicuramente più alta, non basteranno i 35-38 punti. Sembra. Sì, infatti, penso proprio che abbia ragione Pippo Laface. Quindi situazione che è difficile, combattuta questa salvezza fino alla fine, penso che ne conviene anche Vincenzo Tarsi. Vincenzo. Beh sì, direi di sì, è proprio questo il punto, perché ci sono due squadre che tengono viva i play-out, che sono la Taurianovese e il Brancaleone, che hanno 18 punti e che si possono staccare con la regola dei 10, però possono prendere queste che sono su, tipo il Cutro che si trova a 7 punti e anche Castroville, del Sensale e Paolana, Claudio, giustamente. Ma io, al di là di questo, che sicuramente poi vedrai che si riabbasserà la media, dico che alla fine, cioè, ne avevamo già parlato, la tua squadra dal campionato, dal mercato, avete perso dei pezzi importanti, hai perso la continuità, non fai più gol, soltanto 4 gol mi pare in queste ultime partite, ci sono stati 4 sconfitte, mi pare che il nocciolo della situazione sia qua, cioè è come se, non dico che avete tirato i remi in barca, però insomma vuol dire che lotterete per salvarvi e basta. Questi 10 punti. No, assolutamente sì, Vincenzo, hai letto bene la nostra situazione, tu sei sempre stato attento e questo te l'ho sempre riconosciuto. Il fatto che noi oggi abbiamo difficoltà nel far gol è una cosa palese, l'uscita di scena non solo di Covelli, ma soprattutto anche in questo momento non ho la possibilità di impiegare Riolo perché è infortunato da qualche domenica, mi sta tra virgolette penalizzando nel reparto offensivo, dove sto facendo giocare un ragazzo Cosentino del 95 che, buono quanto vuoi, è sempre un under e quindi con i suoi, diciamo, limiti dal punto di vista dell'esperienza. Cercherò di portare anche nella migliore condizione possibile Riolo e lo stesso Russo, e poi vedremo di poterci giocare questa salvezza che, come tutti stanno dicendo, adesso hanno diciamo messo anche noi tra virgolette in mezzo, ma anche se siamo convinto che noi con il lavoro potremmo uscirne.
Sì, bisogna sicuramente cominciare a tornare alla vittoria, ecco, perché ora manca da un po' di tempo, questo è il primo passo. Sicuramente, sicuramente noi dobbiamo ritornare ai 3 punti che ci mancano da almeno 4 partite. Quindi sono un obiettivo che dobbiamo assolutamente riprendere già da domenica, un contro il Bocale. Oggi ho visto che ha fatto un ottimo risultato a Bibbo, sì. Quindi saranno nelle migliori condizioni psicofisiche e affronteremo una squadra gasata. Da parte nostra invece siamo arrabbiati della sconfitta di oggi, una sconfitta penso anche immeritata. Lo posso dire tranquillamente. E niente, prepareremo di nuovo questa settimana per poter riprendere la confidenza con i 3 punti che ne abbiamo bisogno. Ma la possibilità che possa arrivare magari qualche uomo nuovo in rosa, qualche altro tassello, se ne sta discutendo, c'è la possibilità o è preclusa già a priori? Guarda, al momento non vediamo possibilità, almeno in giro non abbiamo visto uomini che possono fare al nostro caso. Se dovesse verificarsi qualche situazione, sicuramente cercherò insieme alla società di prendere in esame. Però io dico che in questo momento siamo questi e cerchiamo di raggiungere quell'obiettivo che è la salvezza, che abbiamo detto in tempi non sospetti, così per poter riprogrammare in futuro del Cutro. Certo. Vincenzo, vuoi aggiungere altro? Salutiamo Morelli. Sì, no, saluto a Claudio, so che lui vorrebbe più che altro un po' rimbinguire la rosa, ecco, gli manca un po' la rosa un po' ampia per poter portare in panchina qualcuno. Vincenzo è un grande, no, conosce tutto troppo bene, se mi danno questa possibilità sarei felice di poter mettere qualcuno in più in panchina oppure anche in campo, però va bene così, stiamo lavorando in sintonia con la società. E questo lo faremo fino alla fine del campionato.